grazie. Ecco 50. Soltanto 15. Come solo 15? Gli altri deve dare al mio socio. Al socio? E chi è? Tanta paura. Avete capito? Quando voi fate 50 euro di benzina, 15 vanno alla benzina e al benzinaio e 35 vanno allo Stato. Tra IVA e le famose accise sulle benzina, delle tasse in alcuni casi vecchissime, certe ce l'abbiamo da quando hanno inventato il motore a scoppio. 35 euro su 50 vanno allo Stato italiano ed è una vergogna. E non solo noi chiediamo che non aumentino le accise sulla benzina, come è previsto dalla manovra di questo governo, che se non riesce a trovare i soldi per disinnescare le clausole di salvaguardia farà aumentare l'IVA e le accise sulla benzina. Noi pretendiamo che le accise vengano progressivamente abolite. Quando hanno visto gli ultimi dati dell'Istat sono rimasti di ghiaccio. Quando poi hanno letto che le previsioni del loro governo sulla crescita in Italia erano sbagliate, ovviamente, no, perché qualcuno sarà illuso che l'Italia stesse crescendo, l'Italia della Meloni, l'Italia con le pezze al culo. Hanno sentito che anche quest'anno il nostro paese non supera un misero, un morto de fame 1%, perché la Corte dei Conti gli ha comunicato, testuali parole, fate attenzione, saranno necessarie scelte complesse sull'allocazione, su dove metto i soldi, sulle risorse, dove mettiamo i soldi appunto. E poi ascoltate bene, si può sostenere che la rigidità dell'attuale struttura dei conti pubblici porranno all'attenzione l'esigenza di riconfigurare il volume delle prestazioni e dei servizi che la collettività riceve dall'operatore pubblico. Ve lo rileggo: vista la rigidità dell'attuale struttura dei conti pubblici italiani, c'è l'esigenza di rivedere quelle che sono le prestazioni e i servizi che la collettività riceve dall'operatore pubblico. Ma fate attenzione, perché il presidente delle sezioni unite, Enrico Flaccadoro, aggiunge: è un lavoro difficile quello che ci si appresta a fare, ma meno di quello che ci si aspetterebbe in caso di crisi finanziaria. Ergo, se arriva una crisi finanziaria, la situazione è peggiore di gran lunga per i conti pubblici italiani. Ma aspettate, perché tanto la crisi finanziaria non arriva, signori, andrà tutto bene, anzi benone, signori. Prima di arrivare alle parole di Banca Italia, che dovreste ascoltare, riassumiamo brevemente come funziona l'Italia. L'Italia con le pezze al culo perenne, con i servizi sanitari, trasporti, strade pubbliche, servizi pubblici con le braghe al culo, no? Funziona così. Che quando arriva un governo di destra, è un governo di sinistra, è un governo di centrodestra o di centrosinistra, non ci sono i soldi. E così sarà con i governi di destra e di sinistra, presenti, passati e futuri, perché non hanno soluzioni. Perché, come vi dico spesso, possono avere destra e sinistra delle differenze sui diritti civili, su chi è più green e chi è meno green, su quella che è la visione, parliamone, della guerra e del nuovo ordine mondiale geopolitico. Ma quando parliamo di economia, sono tutti uguali. Assistenzialismo di Stato e sputtanamento in stile keynesiano. Ma non parliamo termini troppo complessi. Veniamo ai numeri. Si parla di 15 miliardi di tagli alla spesa o nuove tasse. Brunetta, a cui hanno trovato un posto, una seggiola al CNL, ha detto: nessun problema, nulla di grave, sarà una cura dimagrante. Alla fine farà risaltare i muscoli. Ovviamente sarà una cura dimagrante per gli italiani, non per il conto corrente di Brunetta. Banca Italia dice persino che, avendo firmato il nuovo patto di stabilità, in futuro l'Italia, per l'Italia, non sarà possibile fare manovre espansive. Banca Italia, signori, udite udite, dice che questi signori, i signori attualmente al governo, stanno per finanziare la prossima manovra sulla base di presunte nuove entrate. Cioè la manovra di quest'anno si paga per un bel pezzo con l'aumento di entrate che sono state stimate. Giustamente dice Banca Italia, se poi non entrano... Ma attenzione, perché aggiunge: c'è a rischio
l'equilibrio del sistema delle pensioni. È a rischio il sistema delle pensioni, dicono. Secondo me da Banca Italia se sbagliano. Perché sul fatto che la Giorgia Meloni sia la peggior presidente del Consiglio degli ultimi 20 anni, su questo non ci sono dubbi. Basta leggere e ascoltare, non manco leggere, ascoltare le leggi che propongono. Le telefinzioni ti mandano in onda Cicalone nelle varie metro che va alla caccia dei borseggiatori? Le telefinzioni ti mandano in onda i borseggiatori a Venezia? Nessun problema, c'è il governo Meloni che te fa una legge contro i borseggiatori, come se i borseggiatori il giorno dopo che hanno fatto la legge iniziano a dire fate attenzione, bisogna fare attenzione adesso perché c'è la nuova legge Meloni. E ancora, gli stanno sul cazzo i ragazzetti, quelli, gli amici di Gretina, quelli green che bloccano il traffico, imbrattano i monumenti? Nessun problema, c'è il governo Meloni che ti fa una legge e ti manda dritto dritto in carcere veloce veloce. Se parla sulle telefinzioni di occupazione del suolo pubblico, occupazione delle case, nessun problema, c'è la legge Meloni, c'è il governo Meloni che ti fa una legge. La Meloni segue le telefinzioni, i giornali e il giorno dopo fa le leggi. Questo è il programma della Meloni, signori, questo è il programma realizzato nei prossimi 5 anni. Propaganda, e propaganda allo stato puro. Però Banca Italia resterà delusa se pensa che Giorgetti e company e la Meloni metteranno a rischio il sistema delle pensioni in Italia. Perché la Meloni a livello di leggi, leggi base, sto parlando a livello fiscale, di tasse, ciò che serve tutti i giorni per risolvere i problemi comuni, sarà peggiore del governo Draghi, udite udite perché ce ne vuole, anche di quello Conte, ma a fare la politica è un top player. E la donna politica in carriera perenne, migliore che l'Italia abbia avuto negli ultimi 50 anni. Batte tutti, donne proprio non c'è partita. Gli ultimi 50 anni la Meloni è la migliore. Per i maschi gli ultimi 10, perché ci vuole rispetto, Berlusconi era abbastanza anche lui imbattibile. Meloni a pigliare per il culo gli italiani è una top player. Politica nata, a rivista da sempre. Vi dico persino che l'altro ieri è riuscita a fare un figurone all'ex ghetto di Roma, dove c'erano le celebrazioni per la commemorazione dell'attentato di Hamas allo Stato ebraico. Lei piglia voti da tutte le parti. La Meloni ha un'agenda per prendere voti che è imbattibile, signori. Buongiorno, fa 50, grazie. Ecco 50. Soltanto 15. Come solo 15? Gli altri deve dare al mio socio. Al socio? E chi è? Tanta paura. Avete capito? Quando voi fate 50 euro di benzina, 15 vanno alla benzina e al benzinaio e 35 vanno allo Stato. Tra IVA e le famose accise sulla benzina, delle tasse in alcuni casi vecchissime, certe ce l'abbiamo da quando hanno inventato il motore a scoppio. 35 euro su 50 vanno allo Stato italiano. Avete capito come vi piglia per il culo la Meloni? Per avere degli scappati di casa al governo bisogna, è una legge proprio divina, non è matematica questa, bisogna avere altrettanti scappati di casa che la eleggono. E in Italia c'è proprio, è florido, il mercato è florido. È una top player, signori. Lei te riesce a far capire che lei è contro l'Europa sostenendo l'Europa, fa dei carpiati su materie, ma una roba pazzesca. Figuratevi se non riesce a trovare un po' di soldi per mandare avanti la baracca, lo schema Ponzi numero uno in Italia, il sistema pensionistico. Sa benissimo che gli ultimi che sono rimasti ad andare a votare sono i pensionati, quindi state tranquilli. Pezze al culo in tutti i settori: sanità, trasporti, scuola, sicurezza, ma le pensioni saranno garantite.